Se no, la questione numero due era quella dei collegamenti ferroviari Svizzera-Italia. C'è qualcuno qui presente che magari ha una domanda specifica prima di magari aprire, perché insomma è un tema che in particolare adesso i politici cinesi conoscono bene, sicuramente possono dire anche senza una domanda specifica. Non vedo nessuna mano alzata, però vedo già. Dopo c'è Valerio. Valerio, lei voleva Sì, già solo che è intervenire. una questione dei trasporti. Ecco, magari do la parola prima a Valerio, poi a Fabio. Ovviamente io sempre dell'esterno, però il discorso del collegamento per arrivare in Svizzera. Ho parlato settimana scorsa con la responsabile delle ferrovie di Bellinzona, cioè a Bellinzona, a Catania. 2020 Milano-Zurigo in 3 ore, quindi con l'apertura della nuova galleria e tutto. Quindi, è già un bel passo. Purtroppo, questa mattina da Biasca fino a Roma in 5 ore e mezzo ero qui. Il treno però andava 250 all'ora. Da noi è possibile, cioè, nella nuova galleria l'ho visto al massimo a 195 all'ora, che è quello che va dall'altra parte. I treni lunghi di 5-6 km non li ho ancora visti, merci, visto che io abito a Biasca e vedo direttamente la ferrovia, a volte sono in terrazza. Non li ho mai visti, quelli che la politica, scusatemi, mi piace provocare un po' la politica. Quindi, l'altra cosa, Milano è il punto centrale per tutto, quindi abbiamo già sempre il fermo, sempre questa mattina. Io sono arrivato alle 8 meno 5 a Milano, praticamente avrei avuto tre treni che arrivano a Roma, addirittura uno diretto, Milano-Roma, 8, 8 e 15, 8:30 quello che ho preso io. Per arrivare da noi vogliamo uno che si ferma a Chiasso, vogliamo uno che si ferma a Mendrisio, uno che si ferma a Lugano, uno a Bellinzona e Biasca, ovviamente. Abbiamo fatto la galleria, abbiamo subito tanto. E questa è la nostra difficoltà, o la politica che ha la difficoltà, o la politica che vuole troppo. E dopo, per allacciarmi 30 secondi a quello di prima della via e seconda, non. Scusatemi, non mi piace che la politica dice a 50 anni deve formarsi. Non so, è l'imprenditore che deve accettare la persona di 50 anni che ha una vastissima esperienza, purtroppo per legge costa troppo l'imprenditore, questo lo capisco, quindi è lì che eventualmente si deve guardare il problema e risolvere il problema. Ma po non posso assolutamente accettarlo che uno dice a 50 anni deve essere formato. D'accordo, laurea in banca, non posso fare il cameriere, sono avvocato, non posso andare a fare il meccanico, va benissimo, però magari ci sono lavori che la persona è anche disposta a fare perché, visto che ne conosco diversi, specialmente che in banca, essere disoccupato e cercare lavoro, ci sono anche i lazzaroni che non vogliono lavorare, però. Molto piccola, c'è cioè gente che cerca il lavoro, che non trova lavoro e che viene aiutata, e queste misure vengono. Ma poi un'altra cosa che vorrei dire, un po' polemica, la classe politique, lei ci partecipa, che venga a dire la politica. Ma io cerco di battere Dunque, siamo tutti responsabili politici, dunque non la giochiamo al blocco che dice la classe politica e io sono fuori, Ok, no? scusate, potremmo anche fare tutta una serata sulla questione AVS o sulla class politique, però adesso stiamo parlando, insomma, cambiato tema dei collegamenti ferroviari. Fabio Ragazzi, quindi è stata aperta la galleria di base del Gotardo, ormai cos'erano, 2 anni fa, aprirà fra poco quella del Ceneri, quindi fra Bellinzona e Lugano, però rimane la questione del prolungamento di Altransit a sud di Lugano. E soprattutto il problema del nodo di Milano, che lo vediamo tutti, chi viaggia, anch'io stamattina non ho capito perché si ferma e sta lì 20 minuti prima di entrare alla stazione per 2 minuti, perdevo anch'io il treno stamattina. Ma ecco, la domanda si pone, ma perché non è possibile avere un treno anche diretto magari da Zurigo, da Basilea a Roma? Dove sta il problema? Quindi lei è membro della Commissione dei Trasporti del Consiglio nazionale e questi temi li conosce benissimo. Sì, potrei parlarvi a lungo di questo tema, ma cercherò di essere veramente sintetico. Noi abbiamo, come Svizzera, costruito e finanziato l'opera del secolo, la galleria di base, poi c'è anche il Lösberg, che ci è costata qualcosa come 25 miliardi di franchi svizzeri, tutti finanziati dalla Svizzera.
anche se poi Renzi in un'occasione aveva rivendicato addirittura la realizzazione del Gottardo, ma probabilmente non era ben informato. Parte dai camionisti europei anche, no? Tramite la tassa che i camion italiani pagano, giusto? Sì, questo è vero, questo no, no, c'è una partecipazione che però è anche una tassa d'uso dell'infrastruttura stradale, che poi è stata devoluta al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. Il problema, lo ha evidenziato il moderatore, è che purtroppo, e questo è il limite, secondo me, è stato il limite dell'impostazione di questa opera veramente formidabile, è che al transit di fatto si ferma a Lugano. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che da Lugano in avanti, quindi anche in direzione di Milano, quindi verso tutto il resto dell'Italia, siamo praticamente ancora come eravamo prima. Addirittura i tempi di percorrenza sono aumentati rispetto al passato, e questo è un po' paradossale. Adesso noi come Svizzera, tanto bisogna ricordare che il tunnel di base è stato concepito e voluto a seguito dell'iniziativa delle Alpi approvata dal popolo svizzero per realizzare la cosiddetta politica di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Quindi al transit, il tunnel di base, è un'opera per togliere le merci dalla strada e metterle sulla ferrovia. In parte ci è riuscito, perché comunque i passaggi di camion sono diminuiti attraverso le Alpi, siamo adesso già da qualche anno al di sotto del milione, che è ancora tanto, ma comunque è meno di 1.400.000 di qualche anno prima, quando non c'era ancora al transit. Ma siamo ancora lontani dal vero obiettivo che per il quale al transit era stato concepito. Cos'è il problema? È che non è stata stabilita o concepita il collegamento al sud di Lugano con l'Italia. L'Italia ha puntato sull'alta velocità, una scelta strategica legittima, infatti se siete arrivati così veloce perché adesso sono collegamenti veloci, però del trasbordo delle merci dalla strada alla ferrovia all'Italia interessa poco, per cui c'è questo tratto monco fra Lugano e la Lombardia, diciamo così, che può essere Milano o il nord di Milano. Mancano le rampe di accesso per poter trasbordare queste merci, queste merci che sono sui camion sulla ferrovia, e lì non si riesce a trovare un'intesa. Noi come Svizzera abbiamo finanziato 230 milioni di franchi per aumentare il profilo delle gallerie a 4 metri in modo da poter far passare i treni con i camion. Però è una misura che contribuisce a migliorare la situazione, ma non è quella che risolve il problema. La vera discussione adesso andrebbe affrontata con l'Italia: come riusciamo a collegare Lugano, perché fino lì ci siamo, con il nord Italia, con la Lombardia, con un collegamento che sia degno di questo nome, che al momento purtroppo non c'è e che in prospettiva però non mi sembra fra le priorità della politica dei trasporti italiana, della politica ferroviaria, per cui ho l'impressione che su questo fronte non faremo grandi progressi nei prossimi anni, purtroppo, anche perché comunque il Mendrisiotto soffre, soprattutto il sud del Ticino, da un traffico di transito importante. E anche a livello regionale avere un collegamento più veloce fra Lugano e Mendrisio permetterebbe anche di portare molte più persone, pendolari che si spostano fra queste due regioni, il Mendrisiotto e il Luganese, sgravando la strada. Quindi questo è un po' il limite che dobbiamo registrare di questa opera straordinaria, opera del secolo che è stata fatta, ma che è in definitiva un po' monca. E il collegamento diretto con Roma perché non è possibile? Questo è un tema che deve essere affrontato a livello delle ferrovie federali svizzeri nell'ambito delle discussioni con i loro omologhi italiani. Si può fare tutto, ci sono dei collegamenti fra la Svizzera e Berlino diretti fino a Parigi. Non so perché si arrivi solo a Milano e perché non c'è. Questo però è un tema che non è di politica ferroviaria, ma è del gestore che sono le ferrovie federali svizzere, che devono discutere con i loro omologhi italiani, che si chiamano ferrovie italiane,
per trovare una soluzione e creare questo collegamento diretto. Grazie. Natalia Ferrara, per Roberto Tantaglia. Sì. Quando Fabio Regazzi guarda dalla mia parte parla di Mendrisiotto è perché abito a Stabio e quindi in poche parole sono sul confine a sud della Svizzera, mi reco quasi tutte le settimane a Zurigo per lavoro, impiego più tempo da Stabio a Bellinzona, che sia in auto che sia in treno, quasi quasi, che tra Bellinzona e Zurigo. Però dobbiamo anche essere onesti, quando parliamo dei trasporti, quando parliamo dei tracciati, quando parliamo delle merci e poi delle persone, non possiamo fare che una volta non vogliamo spostare, non vogliamo far passare, non vogliamo dialogare e l'altra invece vogliamo il corridoio da 4 metri, vogliamo gli investimenti e vogliamo gli spostamenti. La politica del dialogo... Chi è che non vuole dialogare? No, perché tutti dicevano adesso bisogna fare. Il fare passa dagli accordi, da tutti gli accordi. Ce n'è uno, ad esempio, che è stato stabilito tra la Svizzera e l'Italia nel 2014 in relazione a questo corridoio da 4 metri. Da una parte e dall'altra non sempre sono stati rispettati, sono state rispettate le prospettive di investimento, dalla parte italiana in particolare purtroppo quei potenziamenti come Monza-Milano che dovevano esserci non ci sono stati, credo però che ancora una volta la soluzione passi dal dialogo e dall'accordarsi su tanti e più temi nell'interesse della stessa Svizzera, perché oggi noi ci troviamo con una situazione di transito da parte di tutta l'Europa attraverso la Svizzera e in particolare attraverso il sud della Svizzera di persone e di merci, e non abbiamo risolto quello che si proponeva l'iniziativa delle Alpi. Ha ragione ragazzi quando dice che oggi abbiamo meno di 1 milione di autocarri. Beh, intanto mi viene la pelle d'oca perché comunque parliamo di 900.000. È vero che erano 1.400.000 nel 2001, ma nel 2001 era un'altra vita, signori, il 2001 era quasi 20 anni fa e l'obiettivo degli anni 90 era quello di 650.000. Quindi siamo bravi, per carità, abbiamo spostato merci su rotaia nell'ordine del 70% in Svizzera. Pensate che la Francia è intorno al 15% e l'Austria non arriva al 30%. Siamo molto bravi, ma non siamo bravi abbastanza per la nostra qualità di vita, perché il traffico su strada e non su rotaia ci opprime e perché tutto quello che ci viene a mancare sono gli investimenti che potremmo fare nei nostri rispettivi paesi. Ad esempio per avere quelle misure che servono non solo a spostare le merci ma a spostare meglio le persone, cioè facciamo fatica ad accordarci per avere dei posteggi, per essere molto chiari, dei park and ride sulla fascia di confine. Questo dialogo su cui insistevo prima è quello che poi permette realmente anche di fidarsi vicendevolmente di fare degli investimenti importanti, perché i 120 milioni da parte svizzera e 40 milioni per il famoso corridoio diventano delle priorità quando vengono messe sul tavolo insieme a tutto il resto e cambiano oggettivamente la vita delle persone, perché poter raggiungere Roma da Milano in 3 ore evidentemente è un vantaggio, come lo è potersi muovere con altrettanta velocità in Svizzera. Concludo, facciamo attenzione che spesso il tema del protezionismo, del nazionalismo e del sovranismo non fa rima con un'apertura, perché c'è chi non vuole che si possa andare lontano, che si possa arrivare, che si possa tornare, perché dall'idea, e ce ne sono molti, devo dire purtroppo in Ticino, che preferiscono troppi singole stazioni in ogni comune, che si pensa possano essere un gran servizio, e poi però l'idea di arrivo a Roma o arrivo a Parigi e ci metto di meno, essi però ci saltano via, quindi ci perdiamo qualcosa, perciò il discorso è molto più ampio dello snodo di Milano. Ecco, signora Pantani, lei è, beh, come si sa, di Chiasso, magari all'inizio non l'abbiamo precisato, è vice sindaco giusto,
Chiasso fa parte anche di questi comuni che insisteva ad avere una stazione, se ricordo bene, e quindi magari risponde anche direttamente a questa obiezione del collega Ferrara. Allora, diciamo che dal punto di vista dell'infrastruttura, è un problema di infrastrutture in Svizzera ed è un problema di territorio. Evidentemente una linea a grande velocità, ad alta velocità, così come concepita in Italia, da Milano a Roma, da Milano a Napoli, non può essere realizzata per una questione di territorio. Il nostro territorio non è la pianura padana, il nostro territorio non permette una realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria che possa viaggiare a 300 km orari. Potrebbe viaggiare all'interno delle gallerie di base, però poi si tratta di materiale rotabile che è diciamo, un po' differente rispetto ai treni che abbiamo utilizzato oggi. Poi riguardo alle infrastrutture che mancano all'estero, si parlava di non si può accettare l'accordo da una parte rispettivamente andare a proporre o andare a ricercare la collaborazione dei nostri partner esteri. È vero che quando, è stato ricordato da Regazzi, quando si è trattato di votare il messaggio per il corridoio 4 metri, per la realizzazione dei terminal di trasbordo, perché questo è importante, perché la Svizzera si è accollata 230 milioni di investimento perché a Seregno si facesse il terminal di trasbordo, perché lo riteneva e lo ritiene tuttora un'infrastruttura fondamentale per la politica di trasferimento dalla strada alla ferrovia. Per cui la Svizzera ha assunto il compito di andare ad investire all'estero, perché l'Italia non avrebbe realizzato l'infrastruttura entro i termini stabiliti. Poi è chiaro che come vice sindaco di una città di confine, e ci siamo incontrati proprio settimana scorsa con il sindaco di Como e con la giunta di Como, soffriamo entrambi dello stesso problema, nel senso che l'infrastruttura ferroviaria al di là del confine non può permettere oggi il passaggio e non può nemmeno garantire l'orario, perché se pensiamo a tutta la polemica che c'è attorno ai Tilo che arrivano con 10, 20, 30 minuti di ritardo, è perché l'infrastruttura ferroviaria a 50 metri da casa nostra, a 50 metri, perché la Monte Olimpino 1 la vediamo lì, anche se uno in stazione a Chiasso la vede, l'infrastruttura ferroviaria non permette, non è stata mai ammodernata, per cui necessita di investimenti importanti. Quindi direi che è un discorso, poi si diceva così, del campanilismo della stazione, utilizziamo questa definizione. Il campanilismo della stazione può essere fatto valere quando si tratta di linee regionali, quando si tratta di linee internazionali un po' meno. È vero anche che Chiasso fino a pochi anni fa godeva dello statuto di stazione internazionale, per cui ecco, come vice sindaco di Chiasso, e qui mi esprimo anche a nome dei miei colleghi, vorremmo che questa denominazione venisse mantenuta e che a Chiasso fermassero anche davvero per sempre i treni internazionali. Grazie mille. Allora ci stiamo veramente. Un commento dunque per quello che richiude la frontiera. Esatto. Ci stiamo avviando verso la fine. C'è una ancora domanda dal pubblico e poi cerchiamo di per piacere se c'è un microfono. C'è anche qua. Sta arrivando. Buonasera. Sono il professor Nash, sono ordinario di economia dei trasporti. Scusate, sono stato costretto ad intervenire. Sono stato costretto anche perché sono uno degli estensori del piano generale dei trasporti dell'Italia del 1985-86, quello che ha inventato l'alta velocità, quello che ha creato le condizioni di disagio di cui parlate voi e che non mi sembrano essere condizioni di disagio. Noi stiamo benissimo perché abbiamo fatto delle scelte molto molto dure, abbiamo affrontato dei temi difficilissimi, in particolare abbiamo rifiutato di fare un treno alta velocità come il TGV, quello francese, che quello sì cammina in pianura
Voi pensate che prima andava da Parigi a Lille senza nessun ostacolo in mezzo, faceva grandi curvature in maniera tale da mantenere una velocità elevatissima, non aveva problemi di nessun genere. E noi invece ci trovavamo con un paese leggermente montuoso che somigliava molto alla Svizzera. Non esiste solo la pianura padana, noi abbiamo gli Appennini, abbiamo una situazione molto complicata per la quale scegliemmo una soluzione che era l'alta capacità invece che l'alta velocità. Adesso si chiama alta capacità, l'alta velocità la stabilimmo entro i margini dei 290 km orari, perché questo avrebbe consentito di far camminare dei treni in zone montuose. Voi immaginate che cosa significa fare penetrare in un tunnel largo a sufficienza per permettere il passaggio di due treni, ma un pistone che entra a 290 km orari dentro una galleria, incrociando dall'altra parte un treno a 290 km orari, significa una pressione di 600 km su due treni. E quindi abbiamo dovuto progettare dei treni particolari, delle condizioni particolari di galleria. Si può fare tutto. L'ingegneria ci permette di fare tutto. La cosa più difficile da superare è la politica. Credetemi, è la cosa più difficile da superare. C'avevamo tutte le soluzioni possibili e immaginabili, abbiamo applicato. Il problema reale in tutta questa storia è che noi abbiamo dovuto rispettare una cosa che era nella mente degli europei, quelli per i quali nella prima parte avevate quelle difficoltà di collocamento, di collocazione, diciamo così. Mi sono complimentato per le considerazioni che faceva il vostro collega. Le difficoltà europee erano quelle di una visione che andava dal Portogallo all'Oceano Pacifico. Un sistema di comunicazioni trasversali e un sistema di comunicazioni verticali che andava dalla Svezia alla Norvegia giù fino appunto all'Italia, alla Grecia, con corridoi europei che funzionavano in una certa maniera. Ovviamente la Svizzera era compresa in questa storia. Io mi chiamo Mösch, ho delle ascendenze, mio nonno era svizzero, quindi c'è una certa attenzione per le radici. E quindi per me era importante che ci fosse questo collegamento che comprendeva anche quella zona. Noi abbiamo avuto due grandi difficoltà. Una prima grande difficoltà è stata quella con la Francia, di cui ancora voi sui giornali italiani leggete le conseguenze. Dovrebbe parlare con alcuni amici del suo partito per riuscire a superare l'impasse per quanto riguarda la Francia. E dovrebbe riuscire a fargli capire che probabilmente quella soluzione agevolerebbe molto anche il dato relativo alla Svizzera. In secondo luogo, abbiamo avuto il problema che i finanziamenti che l'Europa ci ha offerto e che non poteva direttamente offrire a voi per ragioni molto, molto chiare, no? Però in qualche maniera agevolando il percorso dell'Italia, della Francia, della Germania, eccetera, erano disponibili. Bisogna avere un'ottica meno ristretta, bisogna riuscire a capire che probabilmente il problema Chiasso, il problema Mendrisio, eccetera, dovevano essere messi leggermente da parte perché le dimensioni erano tali che non si poteva perdere il treno, come in questo caso. Vorrei fare due altre considerazioni e poi chiudo. Le nostre strade statali si chiamano Appia, si chiamano Salaria, parlo di quelle italiane, servono a raggiungere velocemente tutti i punti terminali dell'impero. Oggi le nostre strade statali che ci permettono di raggiungere l'impero attuale sono i treni ad alta velocità e alta capacità, per i quali ci sono stati degli sforzi notevoli, la Svizzera ha fatto degli sforzi, ma vi garantisco che gli altri paesi dell'Europa ne hanno fatto altrettanto. Se vi interessano dei dati li possiamo avere facilmente, ci abbiamo qua una persona che li gestisce questi fondi, quindi sappiamo perfettamente come funziona. Ma la cosa principale, e vi racconto un piccolo aneddoto e chiudo,
che nel 1992, mi pare, non ricordo più l'anno, ma è talmente tanto tempo fa, ci fu una commissione di verifica per la realizzazione dell'alta velocità, perché qualcuno dei verdi, chiedo scusa, mi dispiace, mise in discussione tutto quanto l'intero progetto e commissionarono ad un imbecille, mio collega peraltro, è riuscito a sopravvivere fino ad oggi ed è stato il capo della commissione che ha valutato la fattibilità dell'alta velocità adesso, facendo un'analisi che è una preziosità, se a qualcuno interessa gliela faccio leggere, che è veramente è una barzelletta per economisti. Il risultato di questa commissione fu che fu integrata da un economista dei trasporti che ci disse che l'omotachicità, per quelli che stanno nelle commissioni sanno che significa la stessa percorrenza, eccetera, avrebbe risolto il problema del trasporto italiano. Questo signore era un esperto di trasporti svizzero e sosteneva che questo sistema avrebbe risolto il problema. Perché? Perché lui ci aveva come dimensione. Prego? Sì, penso di sì, credo di aver sentito male. E pensava di aver risolto il problema perché lui era proiettato a una dimensione che era così rispetto a una dimensione che era così. Il che significa che se non si ha l'attenzione di guardare i problemi nella loro complessità, nella loro dimensione, eccetera, probabilmente non si ha la possibilità di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi stessi. Scusate per l'interruzione. Grazie, grazie mille professor Bösch. Non volevo interromperla perché trovo che siano testimonianze molto preziose di qualcuno insomma, che ha vissuto, stavo dicendo, dagli anni 80, la tematica dei trasporti e quindi mi pareva importante veramente, grazie della sua testimonianza e della expertise che ha in questo campo. Sì, su questo un minuto, solo prendo lo spunto, mezzo minuto. Ok, una cosa, Altransit giustamente come ha detto Fabio è nata per spostare i camion dalla strada alla ferrovia, la galleria permette di andare a 200 rotti all'ora. Voi avete già visto un camion che va, diciamo così, a 150? Quindi già lì, secondo me, io ero in banca, quindi adesso sono in pensione, dico, come può passare un camion a 150 all'ora sul treno? Si disintegra. Quindi è lì il fondamento sbagliato che chi ha studiato a suo tempo il concetto lì. Io sono molto disposto di venire un'altra volta a Roma di parlare della politica dei trasporti. 15 anni fa ho lavorato anch'io nel Dipartimento dei Trasporti federale, mi occupavo in particolare dei rapporti con l'Italia, quindi è un tema che mi interessa anche molto, quindi ben volentieri se l'Istituto Svizzero vorrà organizzare una, sembra che sia un tema veramente che interessa e quindi possiamo tornare a parlare. Allora io vorrei chiudere il dibattito questa sera ringraziando tutti gli ospiti. Ho cercato di garantire quello che in Italia si chiama la par condicio, in Svizzera utilizzavo meno questa parola, non so se ci sono riuscito, però era comunque questo il mio desiderio, se no qualcuno mi scuserà, e anche con il pubblico, chi ha voluto porre delle domande ha avuto questa opportunità. Vorrei, prima di cedere ancora la parola al signor Trebbi per concludere, vorrei ancora una volta ringraziare l'Istituto Svizzero dell'Ospitalità, la direttrice che è qui presente, Circolo Svizzero di Roma e il presidente il dottor Trebbi qui presente. È stata una piacevole serata per me, penso per gli ospiti e spero anche per voi tutti. Grazie ancora, buona serata e passo la parola giusto al dottor Trebbi. Un semplice ringraziamento a tutti quanti, ai nostri ospiti, ai relatori, al moderatore e a voi e al pubblico e naturalmente alla direttrice dell'istituto. È stato dimostrato che Roma può essere un salotto, come noi avevamo detto nel 2011, un salotto di politica, un salotto di discussione. Questo ci fa molto piacere e ci conferma quello che all'epoca già ci siamo detti.
una comunicazione ultima, venerdì e faremo una raclette con i carciofi. Quindi chi vuole può già prenotarsi a Ciccio. Naturalmente è la sera, i carciofi in tutti i modi. Okay? Grazie e grazie a tutti.